Siamo davanti alla Camera dei Deputati in piazza Montecitorio perché finalmente è arrivato il giorno in cui oltre 67.000 firme incalciano una proposta di legge di iniziativa popolare per la produzione, consumo e commercio della cannabis e suoi derivati per tutti i fini, verranno consegnate questo pomeriggio perché poi vengano aggiunte all'iter parlamentare che è tornato in Commissione Giustizia e Affari Sociali proprio qui alla Camera, che vede il testo dell'intergruppo cannabis legale al centro di un dibattito e al centro anche di un 1700, mi pare, emendamenti che sono stati presentati a luglio dal fronte proibizionista. La legge popolare l'abbiamo chiamata legalizziamo perché riteniamo che la legalizzazione sia il migliore strumento contro il mercato selvaggio che ha come un monopolio quello della criminalità organizzata. La Direzione Nazionale Antimafia ha denunciato il totale fallimento dell'azione repressiva e ai tavoli di raccolta firme abbiamo visto un'affluenza che mai avremmo immaginato, ma un'affluenza che ha dimostrato anche che c'è una fascia di popolazione che vuole esprimere il proprio parere, vuole che ci sia una legge per regolamentare la produzione, l'uso e il consumo della cannabis. Nel nostro paese c'è un riflesso culturale che non so da dove viene, proibizionista, ma non solo, veramente retrogrado. Si parla della cannabis senza conoscere gli effetti, senza riflettere sulle conseguenze, senza considerare la presenza pervasiva della mafia in ogni città, a ogni angolo di strada. La vittima che rischia di giocarsi di più nella mancata legalizzazione e nel tempo che stiamo perdendo rafforzando ancora i poteri mafiosi e criminali, la prima vittima è la democrazia, le istituzioni democratiche, l'incapacità da parte delle istituzioni democratiche di governare questo fenomeno, quindi lasciandolo appannaggio della criminalità, fa innanzitutto male a questo Parlamento, a queste istituzioni, perché ne riduce la credibilità davanti ai cittadini e la capacità appunto di governare questo fenomeno. Nessuno si è mai permesso di batter ciglio quando i malati hanno sempre detto e fatto qualcosa. Ecco perché è importante, ripeto, su questa questione siamo scesi in capponella, vinciamo questa battaglia. Saluto tutti e volevo soltanto dire che va bene l'uso terapeutico, quindi io ho la prescrizione e l'assumo per uso terapeutico, però ognuno deve avere la dignità e la libertà di poter assumere e poter coltivare. Solo questo, grazie. C'è ancora molto da faticare e tuttavia sono ottimista e credo che il nostro arrancare, quello di tutti coloro che sono sani e coloro che non lo sono, possa trasformarsi in un ritmo più spedito e più veloce. Questo è il mio augurio, questo è il mio impegno.